Bentornati adesso a Sagrezzo TV, questa sera siamo alla Borsa Merci dove è in corso l'incontro di Federconsumatori con i risparmiatori della vecchia Banca Etruria, ancora tante storie di risparmi di una vita andati in fumo e soprattutto l'occasione per fare il punto sui ristori, sui rimborsi, anche perché quella che è la prospettiva del governo a Federconsumatori non piace e chiede che appunto siano rivisti alcuni termini. La nostra situazione niente, praticamente quella che abbiamo ancora da recuperare 5.000 euro, quindi vediamo un attimino se stasera ci danno qualche notizia positiva. Eravate azionisti o... No, noi avevamo le obbligazioni, però non erano sue direttamente, era una manovra che aveva fatto lo zio, ma inconsapevolmente chiaramente, perché queste persone anziane, visto, sono sempre tutte preoccupate, no, del... E quindi poi dopo ci siamo ritrovati, che ci ha lasciato questa cosa e... Quello è stato poi il risultato. Aspettate che sono le promesse che sono state fatte. Speriamo. Ci accontenteremo anche di una parte, di quest'altra parte, quindi e vediamo. Avete ottenuto qualcosa finora? Sì, qualcosa sì, ma... Però ancora. Però ci hanno sempre fregato, comunque sia. Quanto avete perso finora? Diversi soldi. Avete speranza nel governo? Che... Speriamo. L'hanno detto, però ora non dico... Speranza c'è, però... Allora, stasera. Dica, signor. Io ho da avere 20.000 euro d'azioni. Capito? Ho 70 anni, quando me le ridanno? Non so. Più c'ha da averli loro, i giovani c'hanno da averli parecchi. Vabbè, noi un 80% già l'abbiamo avuti, quindi già. Però se il problema non sarà posto, sarà molto più contenti, diciamo. Se va con la speranza che ce le ridate. Quanto avete perso? Diciamo, diversi soldi. Sacrifici di una vita dei genitori, diciamo, no? Sì, e 20.000 euro d'azioni io e il mio marito. E l'aspettavate dalla banca, diciamo, che doveva essere? No. Anche perché uno cresce con dei principi di mettere a posto i soldi e poi invece... Me l'hanno fatto mettere fermi, proprio a fare relazioni, vuol dire ti rendono, non so. E invece sono spariti, sono arrivati zerati, dei 20.000, prima venne scritto 9.000, poi 7, poi 0. Ho 70 anni, mio marito 80, quando me li ridanno? Sono uno di quelli che praticamente ha ripreso, diciamo, l'80% di quello che era investito, insomma. E per il resto, diciamo, qualche mese fa ho rinunciato. Perché non era una grossa cifra e probabilmente, diciamo, i tempi erano molto lunghi, quindi ho deciso sentendo anche la fede del consumatore, ho deciso che non ne valeva la pena, insomma. Per quanto riguarda la finanziaria, probabilmente le prospettive possono andare, però penso che le direttive, i tempi delle banche, della Consob, diciamo, dell'agenzia che doveva controllare, diciamo, i dirigenti della banca, insomma la banca stessa, non so quante possa andare bene in porto, insomma, ecco, questo è quello che prendo. Si ritiene soddisfatto per come è andata? Diciamo. Per come è andata sì, per come potevano essere messe le cose, diciamo che sono non completamente, però abbastanza, insomma. Dunque, insomma, la questione della vecchia Banca Etruria, di risparmi, di una vita andata in fumo per tanti aretini è ancora aperta. Alcuni di loro, l'avete sentito, hanno ottenuto almeno un 80%, insomma una parte di quello che hanno perso, però ancora c'è molto da fare e ancora diversi soldi devono rientrare a questi risparmiatori che, insomma, avevano creduto nella storica Banca Aretina. Ci vediamo domani.